Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con il riassunto della 31esima giornata di Serie A Team 2020-2021, giornata che ha visto praticamente vincere quasi, diciamo, tutte le big, muoversi soprattutto la lotta retrocessione qui, solamente pareggio lo scontro diretto con Inter e Napoli, la sconfitta della Roma, la sconfitta della Juve, ne approfittano quindi Atalanta, Milan e Lazio che sono le più beneficiarie di questo turno, ne approfitta soprattutto il Torino con la seconda vittoria consecutiva. Di tutto questo e molto altro ne parleremo nel riassunto della giornata della appunto 31esima giornata. Cominciamo con praticamente il Crotone che dice addio in pratica definitivamente alla Serie A. L'Udinese ottiene una bella vittoria esterna, fa tutto De Paul, non è la prima volta che fa tutto De Paul, ovvero che fa gol e poi si fa pure espellere. L'Udinese che dopo tre sconfitte consecutive, dopo un punto in quattro partite, doveva in qualche modo rifarsi e si riporta al 12° posto in classifica, solamente 3 punti dalla metà sinistra e a solamente 5 punti da un Verona che sta facendo veramente un bel campionato, anche se il Verona ultimamente, diciamoci la verità, si è spento. Addio alla Serie A invece per il Crotone, sono praticamente 6 sconfitte di fila, ormai non possono fare più nulla e quindi praticamente dicono addio in definitiva alla Serie A. L'Udinese che forse poteva fare qualcosina in più perché comunque ha ottenuto 18 risultati utili, 13 sconfitte però pesano tanto. Secondo me però questo Udinese poteva dire la sua in Europa League se fosse stato consistente, se fosse stato più partecipe all'inizio. Chance salvezza invece per il Cagliari. Il Cagliari che dopo aver ottenuto 7 punti in 3 partite aveva fatto 4 stop di fila, ora torna alla vittoria, lo torna in una maniera rocambolesca, praticamente solo una tra Cagliari e Parma poteva rientrare per la zona salvezza, questa qui è il Cagliari. Il Parma da quando è ritornato ad Aversa è migliorato, però insomma non così tanto da permettergli di tornare in lotta. Purtroppo è stato anche sfortunato il Parma, anche loro dicono praticamente addio alla Serie A perché se a 7 giornate dal termine sei a 10 punti dalla salvezza sei messo veramente male, quindi Crotone e Parma per me sono praticamente già matematicamente retrocessi anche per il morale che hanno, mentre il Cagliari ottiene una vittoria che sicuramente fa morale. 25 punti in 31 partite per loro sono veramente pochi per la qualità che hanno in squadra. João Pedro, Rogue, Nandez, Nainggolan, Simeone, Pavoletti che è comunque una riserva di lusso, Rugani, Godin, cioè insomma raga. Quindi insomma sono 5 punti da Fiorentina, Torino e Benevento e in qualche modo spero per loro che si salvino perché comunque lo meritano per le ottime prestazioni fatte. Chapeau Ranieri, c'ha pure il mio cognome, bravissimo sto allenatore che ottiene un'altra vittoria. Ultimamente la Samp giochicchia, nel senso che sono circa 15 partite di fila che viaggia con il ritmo di un punto a partita, un ritmo salvezza tranquillo. Potrebbero anche superare il Verona, secondo me, perché sono a 2 punti dal Verona. Il Sassuolo sembra più irraggiungibile perché il Sassuolo ha una qualità tecnica, ragazzi, troppo alta. A partire dalla difesa, ragazzi, il Sassuolo deve per forza confermarsi nella parte alta della classifica. Quindi Sampdoria che comunque è solamente con 7 a rincorrere, comunque possono ottenere una parte sinistra che farebbe comunque molto molto morale. A giro diciamo che per Ranieri segnano un po' tutti. A sto giro hanno segnato, se non erro, se ha segnato Torsby. Rigore di Gabbiadini e l'altro gol l'ha fatto l'altro esterno che sarebbe Jankto. Quindi insomma ragazzi, ottimo ottimo per la Sampdoria. Torna Recciro con una doppietta, ancora 3 punti per la Lazio, Lazio che continua si rimette praticamente prepotentissimamente in corsa per la Champions League la Lazio, perché comunque è ora in questo momento è sesta, però c'è una partita in meno e ha 4 punti di distacco dalla Juve, 6 punti di distacco dall'Atalanta e 2 dal Napoli, che comunque sono tanti, ma rimedia un inizio di stagione veramente disastroso per la Lazio. Per la Lazio sono 5 vittorie consecutive, per la precisione sono 13 vittorie in 16 partite, quindi veramente un ruotino di marcia che nelle ultime 16 partite mi sembra solo l'Inter ha fatto più punti, perché nelle ultime 16 l'Inter ne ha pareggiate 2 e perse 2, invece la Lazio ne ha perse 3, però nelle ultime 16 la Lazio ha innescato un ruolino di marcia veramente impressionante. Torna a Riccire comunque con una doppietta, si porta a 16 gol in campionato alla faccia di chi lo critica, una Lazio che continua ad ottenere i 3 punti e quindi è in piena, pienissima lotta per la Champions, a più 4 sui cugini della Roma e con una partita in meno. Ora serve invece la matematica invece al Bologna, undicesimo in classifica con decima vittoria stagionale. Il Bologna ha imparato a pareggiare di meno, perdere di più, ma anche vincere di più, perché alla fine, ragazzi, se pareggi ottieni un punto, se ne vinci ottieni tre. Quindi o vinci o perdi, questa è la tecnica per salvarti. Il Bologna lo ha capito. No, vabbè, ovviamente scherzo, alla fine, quando uno la perdi, preferisci pareggiarla. Bologna che ottiene 3 vittorie in 5 partite. Quindi un ruotino di marcia veramente ottimo, si portano a 37 punti, a solamente 2 punti dalla metà sinistra della classifica che hanno praticamente sempre ottenuto con Sinisa Mihajlovic e si portano comunque a più 12 sulla salvezza. Ah, vabbè, è vero che pure il Cagliari ha vinto, però si portano a più 12 sulla salvezza e a più 7 su Torino, Fiorentina e Benevento che sono quelle maggiormente a rischio per la Serie B. Quindi ora serve solamente la matematica al Bologna che batte appunto lo Spezia, lo fa in grande stile.
Praticamente il Bologna è il miglior attacco di quelle in basso in classifica, solo il Torino ha fatto meglio dalla nona posizione in poi. Parlavamo della Fiorentina, adesso ne parliamo più approfonditamente perché ragazzi la Fiorentina continua a perdere come se non ci fosse un domani. Iachini è tornato e ha fatto praticamente un punto in tre partite, ma aspettavo un impatto migliore di Iachini perché comunque con le squadre di Iachini solitamente giocano bene. La Fiorentina con Iachini ha sempre giocato bene, per me non andava esonerato all'inizio per poi chiamare Prandelli. Però insomma la Fiorentina ha dimostrato con Iachini buone cose, invece adesso un punto in tre partite, per prendono due rigori in 2 minuti praticamente da Poli. Qua c'è un discorso di morale, bisogna rivoluzionare la squadra, solo che sono ormai 2 anni che la rivoluzionano ragazzi. Commisso ha fatto comunque acquisti importanti, cioè alla fine la Fiorentina è una squadra forte. Voglio dire, Vlahovic è uno dei migliori prospetti di tutta la Serie A. Voglio dire, Vlahovic ha fatto veramente tantissimi gol, se non erro 15 ragazzi. Però la Fiorentina oggettivamente è in lotta per la retrocessione, solamente a più 5 sul Cagliari, e per me è anche la principale indiziata in questo momento. Un po' di culo non fa mai male al Milan, che ne ha avuto spesso questa stagione per quanto riguarda magari i gol, di come li fanno sul rigore o così come avete visto con l'autogol. Però il Milan, che questo culo se l'è costruito, poi un po' di culo non fa mai male, un culo ci ha avuto anche la Juve certe partite, però ragazzi, ciò che non hanno con gli infortuni, perché ogni 2x3 si infortuna un giocatore al Milan, una cosa veramente impressionante, sono messi praticamente leggermente meglio della Juve, il che non significa stare bene ai infortuni, perché la Juve si infortuna in media 5 giocatori a partita, perché se vedete ogni partita minimo stanno 5 giocatori fuori, tra infortuni, squalifiche, Covid, esclusioni per comportamenti, eccetera, eccetera. Il Milan che ora è in una situazione veramente ottima, 2 punti di vantaggio sull'Atalanta, 4 sulla Juve, 6 sul Napoli, 8 sulla Lazio, che però è una partita in meno. Quindi momentaneamente la principale indiziata ad andare in Champions League, ce ne andranno 3 di squadre oltre all'Inter, che se non mi sbaglio c'ha pure la matematica a momenti. Ma comunque un po' di culo non fa mai male, ottengono la terza vittoria in 4 partite e quindi ottimo il loro rollino di marcia. Bene anche il Torino, seconda vittoria consecutiva. Mi devo leggermente ricredere perché credevo che con Nicola non sarebbero andati bene, invece hanno ottenuto praticamente 10 punti in 5 partite, una media da Champions League. Nelle ultime 5 partite il Torino ha vinto 3 partite, che sarebbe la metà di quelle che avevamo vinto nelle precedenti 25. Per me doveva rimanere Giampaolo, non voglio dire che Nicola non sia un ottimo allenatore, però per come era la situazione in quell'ambito, secondo me sarebbe dovuto restare Giampaolo, nonostante gli scarsi risultati, perché alla fine era un punto della salvezza. Nicola comunque la sta portando bene, praticamente Nicola da quando sta al Torino ha perso, se non mi sbaglio, solamente 2 partite, è riuscito anche a pareggiare con la Juve. Quindi insomma veramente ottimo il suo rollino di marcia. Il Torino che ora aggancia, anzi supera, se ne vedete la classifica, Fiorentina e Benevento, ha il miglior attacco della parte destra della classifica e quindi sono numeri veramente importanti che incoraggiano il Torino sempre più vicino alla salvezza. Mi viene da pensare a male invece il fatto che l'Inter vada a pareggiare con il Napoli, ovviamente a tutti verrebbe da pensare a male, a Juventini, a Milanisti, ad Atalantini, magari perché all'Inter stanno sul cazzo Milan e Juve, magari perché l'Inter si è messo il cazzo Milan e Juve, però oggettivamente è stata una partita comunque combattuta, una partita dove comunque è stato giusto il pareggio, anche se magari ci viene tutti da pensare male, ma non è che potevano prevedere la partita, cioè secondo me ragazzi sono discorsi insensati, sono chiacchiere da bar, sono cose che si dicono magari giusto per ragazzi. Diciamo per farci 2 risate, comunque la lotta Champions è sempre sempre più agguerrita, pensate che in 6 punti ci sono 4 squadre, anzi in 8 punti ci sono 5 squadre, la Roma la vedo molto più distaccata, però insomma mi viene molto da pensare a male. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. E se ti è piaciuto il video, lasciate un mi piace. Caso contrario, un dislike. Commenta se sei d'accordo o se sei d'accordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monisport07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.